Andrebbe premiata l'ironia del pubblico napoletano. Donne e ragazzi pagavano oggi 1.000 lire, ma molti hanno pensato che il match non le valeva. E anche gli abbonati hanno disertato gli spazi, presenti meno della metà. Gli irriducibili invece hanno organizzato un festival del cinema, attribuendo titoli classici e moderni ai protagonisti dello sfascio azzurro, da Via col vento al Fuggitivo. Anche l'arbitro Rosetti pare abbia preso buona nota dell'umorismo partenopeo. Spiegare la partita del Napoli significherebbe ripercorrere le tappe di un fallimento annunciato, meglio evidenziare allora la vittoria della Sampdoria, che passando al San Paolo senza sudare si rimette in corsa UEFA superando anche il Milan. Per battere il Napoli basta un sinistro deviato e non irresistibile, ma sufficientemente angolato. Non è la migliore stagione di taglia la tela, le reti sono arrivate spesso a grappoli. Sulla botta di Lagel c'è almeno l'attenuante della deviazione di Crasso. La Samp è tranquilla, anche troppo, al punto di dare al Napoli la possibilità di muovere l'umiliante classifica. Dal dischetto il migliore, la bandiera del Napoli però si ammaina subito. Quello di Bellucci è un errore di lusso, fastidia la mano, il Napoli se lo può permettere. Esulta zio Gugiadin, che vuole Bellucci per la prossima stagione nella Sampdoria. Intanto Lagel perfeziona con un micidiale sinistro il risultato. E per lo sfortunato Tagliavatera, infine l'ultimo fotogramma del Festival del Cinema dell'Umorismo visto a San Paolo. Le interviste sono di Carlo Verdi. Visto tanto ormai non abbiamo più nulla da chiedere al campionato, meglio che tutto succeda quest'anno, che se... speriamo che l'anno prossimo vada meglio. Forse il gol più importante è stato il primo perché ha sbloccato la partita, ma quello davvero bello è stato il missile, il raddoppio. Sì, sì, è vero che il primo non è stato bello perché è stato un errore sbagliato un po' cieco. E così il secondo, ho visto la palla ritornare indietro, cacciato forte, ha fatto palla, è entrato un po', un bel gol. No, non era facile, anche Napoli ha avuto 2-3 palle gol, non parlo di rigore, perché posso dare complimenti a Ferron, il nostro portiere, perché ha parato rigore. Tutto sommato io sono molto più contento con 3 punti che con Diogo che ha fatto Sampdoria.